Oggi ho preparato per voi il rotolo di pasta frolla farcito con Nutella. Andiamo a vedere la ricetta per scoprire insieme gli ingredienti e il procedimento per realizzarla sia con il Messier Cuisine Connect che con il Messier Cuisine Plus. Per preparare il nostro rotolo di pasta frolla ripieno abbiamo bisogno di 250 g di farina 00, 100 g di zucchero, 100 g di burro, un uovo e mezzo cucchiaino di lievito per dolci. Poi per il ripieno utilizzeremo o della marmellata o della Nutella a vostro piacere. Io nel mio caso utilizzerò la Nutella. Andiamo per prima cosa a preparare la frolla, mettendo in maniera molto molto semplice e veloce tutti gli ingredienti direttamente nel boccale. Infine il mezzo cucchiaino di lievito. Ad impostare 30 secondi a velocità 5. 30, velocità 5. Guardate la consistenza dell'impasto, come vedete è una consistenza molto granulosa, per cui andrò a posizionarla su un piano da lavoro e andrò a dare un'ultima impastata a mano. Ecco il panetto formato, vedete? Si è compattato benissimo. Adesso lo metto nella pellicola trasparente e lo vado a posizionare in frigo per un riposo di circa mezz'ora. Quindi lo avvolgo, lo faccio freddare e ci vediamo dopo per la stesura e la farcitura. La mezz'ora è trascorsa, adesso vado ad aprire la pellicola, a posizionare la pasta frolla, il panetto, su un foglio di carta forno. Dovrò stenderlo di forma rettangolare per poi poterlo cospargere di Nutella. Quindi, con l'aiuto di un altro foglio di carta forno, innanzitutto vado a stenderlo un po' con le mani, ad appiattirlo un po' con le mani e poi con un altro foglio di carta forno, la ci posizionerò sopra, vado a procedere alla stesura a forma rettangolare. Data la forma rettangolare al nostro impasto, adesso procedo a spalmare la Nutella sopra. Ne metto uno strato abbondante. Dopo aver spalmato tutta la Nutella sulla frolla, vado ad arrotolare aiutandomi con la carta forno e arrotolo non dalla parte corta, ma dalla parte lunga. Con molta delicatezza. E con l'aiuto della carta forno chiudo le due estremità, schiaccio leggermente e sigillo. Metto in forno a 180 gradi, forno ventilato. E lascio cuocere per circa 25 minuti. Ovviamente posiziono direttamente in teglia con la carta da forno sotto. Ecco qui, metto in forno e ci vediamo tra 25 minuti. Ho tolto il rotolo dal forno, adesso lo vado a tagliare a fettine per poi servirlo, ma prima lo spolverizzo con dello zucchero a velo. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta potete mettere un like a questo video. Inoltre potete iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia dove trovate queste ed altre ricette. Potete iscrivervi al mio canale YouTube in Cucina con Messier e seguirmi sul sito www.messierricette.it. E buon rotolo per tutti!